ragazzi e benvenuti in Anime Craftlandia Come vedete sto usando una shader pack Perché tipo così mi è piaciuto provare queste nuove shader Perché giustamente quando avevo una scheda video vecchia Era un po' complicato eh, gestire le shader Perché una 2.40 sicuramente non reggeva una tipologia di grafica Che è quella delle shader di Minecraft E nemmeno quelle <ride> della maggior parte dei giochi Perché giustamente è così Però ora che ho una bellissima R9 x Devo dire che sono felicissimo Perché scappare comunque 40 fps perché eh, ho un cpu che più o meno è scrausa però ehi va bene comunque però del il resto guardate che carina sta sta texture mi piace sta texture sta sta shader niente male se non sbaglio potrei mettere anche qualche eh, qualche risospetto tipo probabilmente penso che con la faithful oppure eh, proviamo con la faithful un attimo come si vede con la faithful oppure con Josmith Smith presumo che la chroma kill dovrebbe essere la migliore eh? oh ad è bella Arcacca sì, mi piace un sacco Benissimo comunque a parte questa cosa eh, Proviamo un attimo a metterci Qualcos'altro tipo Vediamo eh, questa texture per il momento Andiamo a vedere una cosa importantissima Ovvero i miei gradi Come sapete nello scorso episodio Siamo diventati Okage oh mio dio ragazzi Okage è tipo fantastico Però in live qualche giorno fa Che per chi se, se l'è perso lo può trovare nel secondo canale perché l'ho caricato sul secondo canale se noi andiamo a war Gradi vi faccio vedere cosa ho fatto. Ho fatto un bel po' di gradi dall'Okage in su Oddio, questa glowstone. Fa laggare un parecchio, sinceramente. Guardate cosa mi piace faccio adesso. Allora, sono passato da Okage a uh, shukaku Mata uh, matatabi isobu son goku uh, koko saiken Shou uh, Komei e adesso sono al gyuki, uh, gyuki sì, al gyuki e al kurama allora in teoria potrei farmi eh, il kurama già però ora vi faccio vedere nella piom ho un paio di cosette interessanti L'unico problema che rimane adesso è trovare delle eh, cariche esplosive che non ho. E sinceramente l'unico modo che ho attualmente di fare roba è prendere questi blades che ho farmato in solitaria eh, ieri sera alle due e mezza di notte. Voi chiedete perché voi se giochi alle due e mezza di notte in anime? Perché molto spesso mi capita di trovare voi che non mi fate farmare. E non è una cosa molto bella. Quindi sono un po' costato a fare certe cose in off camera. E eh, in definitiva quindi cosa devo fare? Devo fare in questo modo dove fare. E farmi un bel po' di cariche esplosive sono 12 Mi servono tipo un sacco Devo farmi un sacco di roba E uh, queste qui le useremo Per uh, poi diventare Kurama Per il momento io vi dico solamente Che uh, Proviamo un attimo a vedere se abbiamo abbastanza roba Per diventare almeno Gyukyu dovrebbe essere Sì, gyu, Gyukki Ok Andiamo yeah, un po', no ho bisogno di un bel po' di inchiostro, allora, 1.300 inchiostri dovrebbero essere più o meno un paio di slot, ora non sono abbastanza nemmeno questi uh, Nella prima avevo lasciato tutto, oppure avevo un paio di altre cosette, vediamo un attimo uh, Niente, no qui non c'era nient'altro, ovviamente l'ho lasciati tutto a posto, quindi dovrei fare warp shop coloranti, che è lo shop dove posso comprare delle robe E guardate quanti soldi ho, tipo qualcuno mi ha donato un milione ieri, E eh, un paio li ho sprecati così in giro e devo farmi un bel po' di inchiostro ragazzi. Perfetto. Guardate. Ok facciamoci un po' di inchiostro. 6400 un bel po' però mi servono gli inchiostri. Ok. Quanto ce abbiamo? Penso bastino. Sì penso bastino così. Ok warp uh, gradi. Controlliamo ce la facciamo. Abbiamo 11 livelli quindi nessun problema. Non di qua ma di qua. Perfetto. Ah ancora. Quanti ne ho? Non ne ho abbastanza. Davvero. The fuck. Compriamone un paio di più Vabbè dai nessun problema Tanto volesse se c'hai i soldi Quindi perché no Ok qualcuno mi dice voi dei beacon Penso che ora basti dai No c'ho coloranti di nuovo gradi Ok vediamo un po' Dai livelliamo livelliamo Ok sono un perfetto 4 slot sono rimasti adesso deve solamente diventare kurama e poi passare gli altri gradi che sono a questa parte che sono più o meno un po' più semplici tipo il decacode è facilissimo tipo solo carbone ed è facile da fare soprattutto quando hai un piccone con fortuna e anche tutto il resto più o meno i fari magari un po' di meno però eh, anche i blocchi di oro non sono questa gran cosa eh sì, sì sì dai più o meno si può fare un paio di cosette si possono fare tranquillamente Per adesso andiamo a farmare un paio di cosette Quindi vado a farmare un po' di creeper Vi faccio un bel po' di carichi di fuoco E ci vediamo molto presto ragazzi Ok ragazzi, allora ho recuperato un bel po' di gunpowder. Qualcuno me l'ha droppata. Oddio, guarda che bello. Guarda. Guarda quella. Allora, quella... ah, mi stanno droppando il gunpowder. Grazie mille, qualcuno mi sta donando un paio di gunpowder. Perché in effetti ne avevo tanto bisogno. E allora, facciamoci sta roba. Vediamo un po' quanto riusciamo a fare. In teoria se servono un bel po' ce ne servono. Avrei altri blades. Sì. Il blades l'ho farmati io, tranquilli. Eh. Quelli almeno l'ho fatti io tranquillamente. Perfetto. E penso che bastino. Dovrebbero essere 5 stacks. Non sbaglio, no, sono 3. Me ne servono molti di più Ok, presumo che vada bene così Ho recuperato anche un bel po' di Nedrax Si raccoglie facilmente Guardate il piccone Un po' distrutto però si raccoglie facilmente E andiamo a World Grid adesso Da 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 Ok Ecco qui Probabilmente è meglio se mi metto Scusate, mi ho sbagliato devo mettere in atto una shader standard Perché con la Ultra mi fa questo Questo effetto diciamo strano Che carino però Da un certo punto di vista Deve avere tutto facciamo così. Eh, 300 cari E eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Oh merda, non ho abbastanza netherrack Faccio così. Ok, aspettate che me la recuperiamo. Guardate qua che bello. Uh che bello sto nether. Troppo bello. Aspetta che recupero un po' di sta roba. Questo è. Lì c'è lo spawner dove ho recuperato la roba. Dai nostri blades. Dovrei avere abbastanza? Oddio, ok mi sparano Perfetto, possiamo tornare a World grade adesso Perfetto, Dovrei avere tutto il necessario Facciamo così, dove sta qua, qua, qua Ok Ta da, da 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 Ragazzi, volpe a nuove code Ok, cosa mi dà in cambio? Mi dà Nickname, colore rosso, salve eh, In teoria, c'è sempre nickname uguali Perché Effetti strani Ok, il prossimo obiettivo Deca code ragazzi Penso di poterlo fare anche In questo video, manca 400 blocchi di carbone 300 carbone Dovrei farcela in teoria, vado a farmi un bel po' di roba. E in teoria comunque guardate quanti kit ho adesso. Wow, un sacco di più tipo. C'ho il eh, kit eh, Saiken. Oppure... Vediamo un po'. Eh, Son Goku. Kit Son Goku. Son Goku. Mi droppa i pantaloncini con Protection 4. Anche se mi faccio altre roba. Però ehi figo il kit. E se non sbaglio. Ok, Yukiu ma ha uh, tipo un paio di cose. name vedrai nome reale. Uh, il sai che niente male come ascia. Anche se c'ho un'ascia più figa. E va bene, ragazzi. Andiamo a farmare un bel po' di carbone. Mi servirà un po' di carbone. Guardate quanti ne ho comunque per il momento. Che tipo faccio, P-Home. Ne ho pochi stack. Comunque, non, non ce la faccio sicuramente a, trovarne, a prenderli tutti. Però, se vado un po' in giro, la trovo abbastanza roba. Guardate, tipo, un paio di pezzi di carbone. Mi servirebbero un paio di più. E le andiamo a craftare. Va, andiamo a farmarli. Bene, ragazzi. A dopo. Ok ragazzi, dovrei avere necessario per fare il decacoda. Ho scalato un fottio, ho riparato il mio piccone. E allora adesso: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfetto, ho un altro blocco, aspettate. Ok, siamo a 1, 2, 3, 4, 5 slot. Mi serve farne un altro, se possibile. E dovrebbero avanzarmi anche, tipo, 3 slot, 4 slot più o meno. E un po', in teoria dovrebbero avanzare abbastanza roba. Perfetto, diamo un poco al... Eccola qua. Ok, pronto, tipo ho bisogno di altri blocchi. Mm, facciamone altri... Sì, so dove comprare il restante carbone in caso mi servisse, sinceramente. Ok, e tadan... Perfetto, dovrebbe bastare questa roba? Penso di sì. Se faccio slash workshop, posso comprare un sacco di cose. Oddio, quanti fps in meno faccio qui? Troppa luce, troppa luce davvero. Uh, da qui dovrebbero costare davvero pochi Tipo 500 infatti costa davvero pochissimo Ok Penso bastino perfetto Warp uh, Gradi Vediamo un po' se diventeremo un deca code adesso oppure mai più Bam Sono un deca code ragazzi Mi ha avanzato pure un bel po' di cose Incinamente Perfetto dovrei avere spada di shinju mm, Questa cosa mi piace Kit deca code Deca uh, code ah, uh... Kit uh, come si chiama Deca Coda ok Kit Deca Coda Bam uh, uh, È simile a questa tipo Però questa è Knockback 2 questa non ce l'ha invece E eh, niente male la spada di Shinju. Aveva anche 13 Un bel po' ragazzi Wow Si hanno eliminato Adesso Tocca i blocchi di oro Questo era un bel problema Sinceramente Va bene Ok Comunque a parte questo La nostra avventura finisce qui Almeno per oggi eh, Volevo farvi vedere Soltanto un'ultima cosa Prima di andare via Ed è la piom Is Dovrei avere, se non sbaglio, una cosa interessante a casa. Prima di tutto, lasciamo questo carbone che non mi serve più. Tipo, potrei metterlo al primo slot. Perfetto. Anche sto coso, sto il gold. Ok, dovrei avere, se non sbaglio, una crana pesca inciantata. Eccola qui. Va, andrò a scavare un pochetto. È un breaking solamente, però va benissimo. Per quello che devi fare. E uh, se andiamo warp uh, pesca. Ok, possiamo pescare e farci un paio di cosette interessanti, quindi troveremo un bel po' di pescionini belli da uccidere e da ammazzare Facendo guardate che bella sta acqua, è abbastanza carina dai, non è male, e quindi ragazzi ci vediamo nel prossimo video dove sono stati tutto, ciao ciao, ricordate qui sotto trovate il link, cioè link l'IP per entrare nel server, mi trovate molto spesso in game, potete chiedermi un paio di cosette se volete, ciao ragazzi, lasciate un bel like.